L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera, eccoci un nuovo appuntamento col nostro 60 News. Al nostro 60 News spesso ci si incontra con ospiti e si parla di temi attualissimi, spesso insomma sono sempre identici, simili, la politica, ecco, in base anche all'attualità, la pandemia, tutto quello che è, però di tanto in tanto, come facciamo, come faremo questa sera, andremo a conoscere a fondo certi organismi. Ci piace farlo e soprattutto di questo organismo che mai credo sia stato trattato qui al nostro 60 News, che non è cominciato proprio ieri ma anni e anni di programmazione. Lo faremo con la dottoressa Laura Crimeni, che è consigliera nazionale Masci. Benvenuta in trasmissione. Buonasera a lei. Come le dicevo, grazie ancora, perché insomma siamo nel gran caldo estivo e quindi diciamo così diventa tutto molto più complesso, ma lo facciamo con enorme piacere, almeno noi che conduciamo, ma credo che insomma anche sia tanta voglia di diffondere le attività belle, piacevoli, che fanno tanta utilità alla nostra collettività, alle nostre comunità, e quindi credo che sia un piacere anche nell'interlocutore, nel suo caso appunto, dottoressa Crimeni. Ma va da sé che io approfitterò questa sera di lei, nel senso, dottoressa, lei appartiene al polo sanitario territoriale di Gioiosa Ionica e quindi vorrò parlare di sanità, se lei vorrà. Perfetto. E quindi vaccinazioni, tutto quello che ne consegue, e poi anche presidente del Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica, e quindi ai lei ovviamente si sottoporrà anche a qualche quesito che riguarda le vicissitudini governative, politico-amministrative della sua comunità e non soltanto anche del lembo di terra, la Locride. Ma iniziamo subito, senza stare a anticipare proprio tutto. Allora, intanto, che cos'è il MASCI? Cioè, quali sono le azioni del MASCI? Che cos'è il MASCI? E poi, MASCI, adesso non vorrei mettere tanta carne al fuoco, è da subito. E che differenza c'è? C'è differenza Scout e MASCI. Iniziamo proprio l'ABC. Allora, MASCI è l'acronimo di Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Fa parte del mondo dello scoutismo. Che è la stessa cosa. Che è la stessa cosa, praticamente si differenzia solo da alcune... l'anagrafe. Sì, e perché c'è anche la GESCI, cioè lo scoutismo giovanile.
Il MASCI è, come ho detto prima, è un movimento, cioè delle persone adulte che vogliono intraprendere il mondo del servizio in comunità. La nostra associazione è un'associazione di promozione sociale, diciamo. Infatti nel MASCI il servizio del MASCI è indirizzato prevalentemente agli associati, all'educazione permanente degli associati, e poi si rivolge verso l'esterno. Questa educazione permanente, diciamo che si proietta anche verso l'esterno, verso i terzi. La differenza tra lo scautismo giovanile e il MASCI è quello che nel scautismo giovanile si educano i ragazzini alla vita, al mondo all'aperto, ai rapporti sociali, quindi ci sono degli educatori specifici che vanno ad indirizzare questi ragazzini al domani. Mentre per l'adulto scout è una formazione permanente, un'autoformazione permanente, e ci autoformiamo attraverso il servizio al prossimo. Una cosa è certa, si fa solo esclusivamente del benincuore alla comunità, alle proprie persone direttamente e anche alle collettività. Io vorrei andare solitamente, ci si arriva insomma a un certo punto, no? del dialogo. Io vorrei andare subito al sodo. Io ho titolato La gioia delle condivisioni nello scout adulto. Ecco, quante e quali sono queste gioie condivise? Qualche esempio ovviamente. Sì, diciamo che per esempio tutto parte dal MASCI nazionale, che ogni 3 anni si riunisce in un'assemblea elettiva, e da lì partono delle linee programmatiche. 2 anni fa sono partite le linee programmatiche che vertono sulla politica, sulla chiesa, sul sociale e sull'armonia proprio delle relazioni, perché si è visto da un'analisi territoriale delle varie comunità che questo è un'esigenza proprio dei vari fratelli delle varie comunità. Certo. MASCI il bello c'è stare, questo consiglio nazionale che dice che dà delle direttive, in base alla stretta attualità orientatevi in questo senso. Certo. Badate. Poi, ogni comunità su queste linee programmatiche studia il proprio programma leggendo il proprio territorio, leggendo i bisogni del territorio. Noi, certo, diciamo i segni dei tempi. Sì. No? Per esempio, per quanto riguarda la storia della comunità MASCI di Gioiosa, il bello dello stare insieme, della comunità e della condivisione, è stato la ristrutturazione la ristrutturazione della piazzetta Aldo Moro, sì, dove ha visto varie figure relazionarsi, e abbiamo realizzato questa piazzetta in economia, non abbiamo speso quasi nulla, però avete abbiamo rimessa a nuovo e adattata rimessa anche alle vostre esigenze, fruibile alla popolazione gioiosana, a chi viene a Gioiosa, e ne hanno beneficiato anche chi ha voluto cenare durante la festa di San Rocco, perché è stato un bellissimo spazio. E poi da lì è nato anche la necessità di fare il centro sociale per gli anziani. Certo. E quindi attraverso una sinergia con il comune e altre associazioni del territorio abbiamo creato anche questo centro sociale per gli anziani. Ecco, questo è il MASCI, cioè il relazionarsi con altre associazioni, con altre persone che vogliono dare un po' del loro tempo al servizio, al sociale, e quindi quanto non è sancito, regolamentato e spontaneo. Certo, c'è uno statuto nazionale con un regolamento. C'è un regolamento nazionale. Un regolamento nazionale con uno statuto e un patto. E poi c'è l'orientamento che ogni tre anni viene dato. Ogni 3 anni viene dato alle comunità per poter lavorare sul territorio. E però come avete fatto in questo anno e mezzo di pandemia? Cioè, diciamo che a livello nazionale noi non ci siamo mai fermati grazie alle tecnologie. Cioè abbiamo riscoperto le tecnologie, come tutti del resto, è stata una valvola di sfogo. Sì. E quindi le riunioni, gli incontri, proprio stasera avrò un'altra riunione con il mio gruppo di lavoro. In remoto sempre. E quindi sì, ma quelle attività piuttosto nel sociale, a cosa avete rinunciato e cosa vi ha attivamente scottato purtroppo nella nostra comunità abbiamo rinunciato a tantissimo, cioè appunto non abbiamo potuto incontrarci, condividere le esperienze né svolgere il servizio principale che la nostra comunità svolge, quello di poter andare a visitare gli anziani lì dove c'è bisogno. Sì, abbiamo un elenco di un certo numero di anziani che stanno a casa
casa che non possono uscire, quindi noi attraverso la catena di solidarietà, che è una radice del MASCI, andiamo a trovare questi anziani. Assistenza a fare un po' più che assistenza domiciliare, ascolto agli anziani, condivisione, trascorrere un po' di tempo con loro. Certo. Ecco, questo è stato un grosso peso non poterlo fare. E magari anche far venire loro in questi centri. Certo, ecco, poi un'altra penalizzazione è stata la famosa festa dei nonni che facciamo ogni 6 gennaio. Sì. Che non si è potuto attuare proprio per le norme Covid, quindi questo è stato un grosso peso. Allora, io con un termine vorrò racchiudere tutto quanto te stai detto e anche quello che ancora andrebbe detto. Qual è l'utilità del MASCI? L'utilità del MASCI praticamente è quella di essere modello alle altre persone che si può vivere in sinergia, nell'essenzialità, senza guardare a titoli e quanto può dare, ma solo al bello, al cuore, alla disponibilità di una persona, cioè sentirsi utili, diciamo che il MASCI ti dà un senso alla vita. Ci siamo scambiati, cari amici a casa, vi confido, vi confidiamo, poche parole prima che andassimo in onda io e la dottoressa Crimeni, e in queste poche parole c'è un fatto, insomma un passaggio epocale che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, perché le nostre generazioni fino a qualche anno fa era una tappa quasi obbligata, no? In alcune comunità, poi Roccella impera in questo senso, qui a Roccella so, io non sono cresciuto, non mi sono cresciuto insomma qui in questa comunità, però so che tutti, insomma, si faceva parte degli scout, insomma, poi c'erano insomma le varie categorie, poi certo. Mi meglio le varie truppe, eccetera, eccetera, poi vorrò anche capire un po' queste suddivisioni. Adesso non più, cioè, che cosa sta succedendo, perché? Perché questa... No, diciamo, è un amore che viene meno, un interesse che viene meno, cosa sta accadendo alla società? La richiesta da parte dei genitori di far entrare i ragazzini nella GESCI c'è sempre, purtroppo il fatto che non ci siano degli sbocchi lavorativi o di studio nel meridione porta i ragazzi che dovrebbero, i ragazzi adulti fuori regione, quindi non ci sono le forze, non c'è il capitale umano da poter educare poi i più piccini. Poi ci sono anche altre attività Ma esterne. Anche i più piccini a partire da loro, nel senso, cioè, cos'è? Magari tra le tante distrazioni, tante occasioni. Sì, indubbiamente occasioni. Ormai ci sono tante di quelle attività da svolgere che a la momenti scuola di musica, la una scuola giornata di sport. Dovrebbe essere di 48 ore piuttosto che di 24, credo che sia piuttosto quindi distribuire. Questo, sì. Poi ci sono delle attività molto allettanti per i bambini, più che quelle educative, quindi trova sbocco più nella squadra di calcio, nella squadra di ballo e nella scuola di ballo che in un, anche se il mondo della GESCI è un mondo della scoperta, il mondo della natura, il contatto della natura, del fare. Infatti anche quello, cioè queste attività ancora avvengono e con quale frequenza? Perché mi era facile vedere, no, assistere a queste truppe che andavano in questi luoghi, insomma, collinari oppure in marina, pure, no, a fare dei campi, costruire tende. Hai detto attività, bene, si chiamano, non li vedo più, perché? No, ci sono ancora, sì. Sono in forma molto limitata, poi sempre in base al fatto che i capi vengono a mancare, quindi bisogna gli istruttori. Sì, gli educatori, e quindi c'è più difficoltà a poter svolgere delle attività del genere, che, dove c'è una grandissima responsabilità, perché si portano dei piccini a fare questi campi nella natura, immersi nella natura, proprio a contatto. Infatti, nel mio immaginare appunto questo era. Senta, ma poi c'erano quelle suddivisioni, dicevo, coccinelle, che cos'è? Cioè, sono dei gradi che si assumono? Sì, sono dei gradi che parlando. Come ti ho detto, ci sono, è una... Lo scautismo giovanile forma i ragazzini, quindi devono passare delle tappe, ogni tappa si prende un brevetto e quindi un titolo, e si passa man mano da un grado all'altro fino poi a diventare i capi. Scoiattolo, coccinelle, quello che mi viene in mente adesso. La cosa del MASCI,
la parte fondamentale del MASCI è che non serve venire da uno scautismo giovanile. Quindi io quindi per esempio non, parte del MASCI, io non provengo non da uno assolutamente venire dagli scout, no. Può non aver fatto lo scoutismo. È una parte che sarebbe preferenziale, no, venire dal mondo dello scoutismo giovanile, però non è un fondamento essenziale, cioè anche chi non fa parte, non ha fatto parte dello scoutismo giovanile può entrare a far parte del MASCI. Del MASCI. Se si ritrova nella legge scout e nel di Baden-Powell. Assolutamente, sì, ovviamente ci vuole un codice tutto quanto. Ecco, ci vuole raccontare qualche, lei da quanto tempo è, possiamo dirlo, nel da parte MASCI. Sì, il MASCI? Circa 30 anni. 30 anni, ecco, quindi ne avrà da raccontare. Ci può raccontare una storiella, un aneddoto, qualcosa di interessante che particolarmente l'ha arricchita anche spiritualmente, non lo so, dal punto di vista personale, che possa essere intanto, anche questo esempio? Sì, il fatto di essere stata a Casal di Principe, nella ricorrenza della morte di Don Peppe Diana. Sì. E lì è stato veramente emozionante al massimo, ripercorrere quei luoghi, vedere lo stato di Casal di Principe e poi andare a trovare la mamma di Don Peppe Diana, che è stata una donna fantastica, e vedere anche quello che ha fatto lui, quello che ha creato e quello che ancora vive lì attraverso la sua immagine. Quello mi ha colpito. Poi ci sono i vari momenti di ludici, anche di scoperta nella natura, il percorso delle nostre fiumare, la risalita della fiumara della Scialata o Sant'Ilarione. Cioè, ne ha da raccontare anche come aneddoti, come situazioni che erano abbastanza. Sì, sono momenti particolari, nonché i campi che facciamo come per la formazione, perché noi facciamo anche formazione certo. E quindi l'andare nel campo, dormire in uno stanzone insieme ad altre persone, come fanno anche più piccoli, come fanno anche più piccoli, diciamo, allo stesso modo. Che noi adulti, per una questione di età e di magari fisicità, non proprio in tenda, non stiamo in tenda, anche se alcuni di noi lo fanno, perché provenendo da un mondo scoutistico. Capisco giovanile io. Allora la tenda. Mi piace farlo, possono farlo. Certo. E quindi noi invece condividiamo la brandina, il sacco a pelo, e questo è bello perché ci rende una famiglia. Ma io penso ai più piccoli, ecco, quanto aiuta a crescere un'esperienza di questo genere? Aiuto. Nel senso, quanto responsabilizza l'uso delle regole, il rispetto delle regole? Ecco, hai toccato i tasti. I tasti giusti. In effetti il mondo dello scoutismo ti educa intanto al rispetto dell'altro, ti educa a conoscerti, perché devi conoscere. Posso dire una cosa che secondo me è fondamentale? Quel sacrificio che non guasta, no? Averlo, usarlo, conoscerlo, ecco, quel sacrificio che è importante poi anche per altre situazioni nella vita, è utile, e quanto? Cioè quel campo che si fa, quelle ristrettezze. È utile perché impari a conoscerti, impari a conoscere quello che puoi fare e i limiti, le tue capacità e i limiti, quindi saprai relazionarti nella vita, in altre cose, a quello che accadrà. E poi conoscendo i limiti impari anche a migliorarti. No? Certo. A formarti, poi si impara a relazionarsi, a creare il limite dello spazio che è proprio e dove comincia anche la libertà, dove finisce la propria libertà e quella dell'altro e comincia quella dell'altro. Certo. Quindi rispettare l'altro per com'è, nella sua natura, come essere vivente, come persona. Si rispetta l'altro. Chiaro. Poi la capacità, il relazionare. Noi siamo facciamo parte di un universo, quindi siamo in relazione. Se stiamo bene con l'universo, stiamo bene anche con noi stessi. Certo. Quindi ci insegnano anche a relazionarsi con la natura. Noi stiamo disprezzando la natura, in effetti. Una cosa bellissima che ci è stata regalata e non la stiamo mantenendo per come dovremmo. Certo. E negli anni troveremo ancora più difficoltà. Vedi per esempio tutto questo inquinamento, lo scioglimento dei ghiacciai.
acciai, eccetera. Questa è responsabilità nostra. Certo. Noi non stiamo regalando mancanza il futuro di attenzione. Ai mancanza di attenzione. Cioè il progresso, le nostre comodità ci stanno portando al regresso e a vedere come doverle risolvere. Stanno chiudendo gli occhi e quindi non pensiamo nel futuro. Oramai prossimo, sì. Ecco cosa potrebbe accadere. Dunque, abbiamo parlato di enormi differenze tra lo scautismo di insomma 30, 40, 50 anni fa e quello di oggi, e quindi anche della condizione giovanile che è completamente cambiata. Cioè, certo. Come si cresceva una volta, si cresceva una volta, adesso non si cresce in maniera differente. Cosa sta cambiando? C'è molta più libertà nei ragazzi, sì. Poi anche essere investiti subito da problemi anche scottanti, la mancanza di lavoro, ad esempio. Esempio, no? Lei mi diceva appunto mancano i capi hanno altri pensieri, magari vanno a cercare occupazioni o cosa. Ecco, è una condizione giovanile che sta cambiando profondamente in questi ultimi anni. Sì. Che cosa sta accadendo ai ragazzi, ai più giovani? Beh, è difficile. E come fermare anche certi processi, insomma, distorti? Beh, intanto il fatto che manchi il lavoro e degli sbocchi sociali che soddisfino le esigenze giovanili, questo è un problema basilare, cioè dare più opportunità di lavoro nel meridione, diciamo che la parte culturale e le scuole ci sono. Sì. Gli sbocchi scuola, scuola, famiglia, valori. Valori. Poi indubbiamente tutto avviene anche dalla famiglia. Per esempio, la mia generazione viene da genitori che ci educavano, ce la dovevamo cavare, sì. Non erano molto disponibili, e poi c'era la parte anche che diceva mio figlio non deve passare il sacrificio che ho passato io, quindi ci davano l'opportunità di andare a scuola, di formarci. E ora si sta un po' anche tornando indietro, non ci sono più ragazzi, anche se si laureano in professioni molto importanti, eccetera, tornano un po' indietro al giardinaggio, a curare l'orto, ai B&B, sì. Ecco, si torna un po' indietro a riscoprire le arti di una volta che stanno scomparendo. Poi diciamo che molto sta influenzando anche, specialmente il mondo giovanile più piccolo, il mondo del l'uso digitale, delle tecnologie. L'uso delle tecnologie. Io qui volevo andare, insomma, a parare nel senso quanto ha fatto bene e quanto ha fatto male. Allora, le tecnologie. Quanto ha allontanato i ragazzi dagli adulti? Indubbiamente le tecnologie sono necessarie. E l'abbiamo visto, sì, proprio in questo ultimo periodo, che senza di queste non ci si poteva incontrare, relazionare e molti nonni avevano relazioni con i nipotini attraverso, anzi ho avuto un incontro con dei nonni che mi spiegava abbiamo imparato ad usare il computer con i nostri nipoti, sì. Quindi si sono riaperte le relazioni intergenerazionali, sì. No? I nonni che si avvicinano ai nipoti e i nipoti che si sentono importanti ad insegnare ai nonni il loro mondo. Però ha fatto anche del male l'uso della tecnologia, l'uso distorto. Perfetto, l'uso distorto, perché per ogni cosa ci vuole il suo tempo. Cioè io posso concepire che per lavorare c'è un tempo, per giocare anche, però poi l'utilizzo costante, continuo di un unico strumento non è. Io sono preoccupato piuttosto per le relazioni umane, perché nel senso umane, anche tra due fidanzati si sta con due cellulari in mano, piuttosto che guardarsi negli occhi. Mi è capitato una sera andando in pizzeria con amici e i nostri figli a tavola stanno col cellulare in mano e non con la forchetta. Il tavolo, al tavolo accanto c'era una coppia che qualche tempo fa magari ci si parlava, magari ci si bisticciava sì, anche, no? Sì, certo. E invece erano con la pizza davanti, il cellulare, e non si guardavano neanche negli occhi. Sì. Questo ci porta a non scoprirci. A parte il fatto che avere un terminale davanti, avere un qualcosa che ci separa dall'altro, ci dà anche la libertà di poter dire la qualunque. Certo. Perché io non ho una reazione e non posso avere una reazione diretta, e quindi mi dà l'opportunità di, attraverso quello schermo, di ripararmi, di mettere una maschera e di dire tutto.
tutto ciò che mi passa per la mente in quel momento, non pensando che posso andare a scalfire la sensibilità della persona che sto andando a ingiuriare, parlare in modo... Pensavo pure anche alla difficoltà che ha un genitore, che hanno i genitori, anche a inculcare le regole, perché c'è questo distacco appunto creato. Cioè non si possono condannare neanche i genitori che hanno dato il cellulare ai figli per stare un po' fermi. Abbiamo dei tempi molto ristretti, molto caotici, siamo sempre in corsa, quindi abbiamo più difficoltà a stare attenti e ascoltare, a sederci e giocare con i nostri bambini per il tempo che vogliono loro, quindi troviamo il mezzo attraverso il quale farli stare un po' quieti, diciamo, tra virgolette, dando il cellulare in mano. Una volta che i bambini scoprono questo mondo, che si possono apportare, possono fare qualsiasi cosa, no? Possono accedere a qualsiasi gioco, e lì poi è difficile per il genitore riprendere le redini, dare delle regole. Per esempio, ci sono bambini che giocano fino a tarda sera con il cellulare, poi ci sono disturbi del sonno, sono molto irrequieti, eccetera. Però è molto difficile poi dare delle regole successivamente, perché ormai i ragazzini si sono abituati talmente tanto a stare là fermi. Stiamo già invadendo l'area, insomma, medica, che andremo subito ad occupare. Senta, ne usciamo fuori, perché poi io starei qui a chiacchierare intere giornate, ma i tempi sono quelli che sono televisivi, quindi dobbiamo un attimino adeguarci. Ecco, andando, diciamo così, a chiudere questo discorso, ecco l'importanza, e poi quanta più importanza è oggi, dopo questo anno e mezzo di isolamento, di pandemia, quello che è, ecco, l'associazionismo, adesso al di là del MASCI, eccetera, eccetera. L'associazionismo è fondamentale, però in questi ultimi tempi se ne sta parlando tantissimo, infatti c'è anche la normativa sul terzo settore che sta cominciando a regolamentare perfettamente questo ambito. L'associazionismo è basilare perché diciamo che può sostenere gli enti e la cittadinanza dove svolgono il loro lavoro. Diciamo che dove alcuni enti non possono arrivare, può arrivare l'associazionismo. È una sussidiarietà verso... E in questo anno e mezzo si è visto benissimo. Assolutissimamente, attraverso alcune associazioni hanno sostenuto parecchio. Mutuo soccorso e quant'altro abbiamo visto. Croce Rossa, Protezione Civile, senza di loro... I comuni insomma avrebbero dovuto fare... Ma anche il mondo della sanità avrebbe avuto grossi problemi, gli anziani, eccetera. Attraverso i volontari, attraverso l'associazionismo, diciamo che si raggiungono dei punti irraggiungibili. Facciamo un piccolissimo break con questo video, uomini e donne della MASCI, e poi cambiamo argomento. Poi avremo modo di scegliere se sanità sarà oppure amministrazione civica, perché lo dicevamo in premessa, è presidente del Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica. Vabbè. Video. Arriva subito, sì. Allora, che video stiamo stiamo vedendo, dottoressa? Questo è il video praticamente della storia dello scoutismo, quando è in tre lingue, in inglese, in francese e in italiano, in modo perché lo scoutismo è mondiale. Sì, internazionale. E parla proprio dalla nascita, da quando è stato istituito da Baden-Powell, fino ai giorni nostri. Praticamente si vedono le immagini degli scout, queste proprio alle origini, Ashima, il vecchio scout, e poi come si formano le varie organizzazioni giovanili. Siamo alla fine della seconda guerra mondiale. Infatti gli scout hanno avuto hanno dato un grosso contributo per l'aiuto agli ebrei, a far scappare alcuni ebrei, e evitare il campo di concentramento.
quindi... Qui vediamo dei volti storici, pure se non dei volti storici, insomma, della storia del MASCI. Della storia dell'associazionismo. Mm-hmm. E qui cominciamo ad avere delle immagini del MASCI, degli adulti scout dei giorni nostri. Ci contraddistingue il fazzolettone azzurro con il giglio e le due stelle. Praticamente il giglio rappresenta il giglio rappresenta praticamente la promessa, che sono praticamente il mignolo coperto dal pollice e le tre dita alzate, e poi le due stelle rappresentano i 10 punti della legge scout emanata dal... Qui questa è un'immagine di un'assemblea nazionale. Le assemblee nazionali vengono svolte verso ogni 3 anni, in modo tale dove avvengono le elezioni, e quindi, come ho detto prima, ci sono anche le linee programmatiche, quanto si potrà, tutta la programmazione che avverrà nei 3 anni successivi. Abbiamo anche un periodico che è Strade Aperte. E parla, ecco, qui praticamente è l'associazione Onlus, che è una appendice del MASCI, che fa volontariato in Africa. E giusto qualche tempo fa abbiamo fatto anche la campagna C'è riso per tutti. Praticamente abbiamo dato sostegno a una comunità di donne che si è creata in Africa e che produce del riso, e quindi abbiamo acquistato questo riso per dare appunto un sostegno economico a questa... C'è una... Qui siamo ai giorni nostri. Sì, queste sono proprio attività svolte nei nostri giorni. Negli ultimi anni, sì. Sì, quella è la campagna, quando siamo stati proprio a Casal di Principe. Ci sono varie attività, diciamo che giriamo in tutta Italia, ci sono circa 6.000 scout. Sì. Adulti, scout adulti, i ragazzi sono molto di più. In Calabria abbiamo circa 20 comunità, 19 per l'esattezza, con 500 adulti scout che lavorano. Un bel movimento. È un bel movimento, un bel movimento di persone, sì. Bene, sanità. Allora, posso andare anche qui subito al dunque? Abbiamo aperto col dunque per quanto riguarda gli scout, il MASCI. Perché abbiamo una sanità da terzo mondo dalle nostre parti? E l'abbiamo capito ancora di più in questo anno e mezzo, che pensavamo, insomma, potessimo correggere certi errori, certe manchevolezze, disagi, eccetera, eccetera. Invece abbiamo visto ingigantirsi piuttosto i problemi. Giusto l'altro giorno... Le basta una puntata per rispondermi? È un po' difficile rispondere su questo. Diciamo che i tagli alla spesa sanitaria sono stati tantissimi. Tutto ciò che si è fatto negli anni passati lo stiamo pagando oggi. Lo stiamo pagando oggi con tutti questi tagli, ripeto, quindi mancanza di assunzioni, non possibilità di acquisti, eccetera. Molto penalizzata è la medicina territoriale. Cioè, si parla tanto di ospedali che hanno assolutissimamente il loro da fare e sono necessari per le persone, per la sanità per la salute delle persone, però quello che specca, noi vediamo un congestionamento degli ospedali proprio perché manca, cioè sta deficitando un po' la medicina territoriale, cioè, i cosiddetti polisanitari. Tanti interventi che prima venivano fatti fino a 10-15 anni fa, 20 anni fa, perché mi ricordo tante cose, per esempio ogni comunità aveva il suo centro territoriale e potevi andare, insomma, per i primi soccorsi a farsi curare, a farsi... E adesso non più, adesso si ricorre subito al pronto soccorso, allora, soffocandolo, appunto. Allora, i polisanitari territoriali. Quali sono i servizi che offre, insomma, il polo territoriale? Ci sono tanti. Mm. Cioè, sono ancora distribuiti sul territorio. Noi, per esempio, a Gioiosa abbiamo sia il servizio sanitario di igiene, abbiamo anche il consultorio e abbiamo poi il polo sanitario, che comprende tutto per quanto riguarda la specialistica, gli specialisti. Mm. Però, ovviamente, con il fatto che alcuni sono andati in pensione, non si è pensato
di reintegrare gli specialisti mancanti. Quindi è rimasto l'istituto, ma manca la persona. Sì, manca il capitale umano. Quindi infatti ultimamente abbiamo delle scatole vuote praticamente. Sì. Abbiamo quasi le scatole vuote, almeno in alcuni poli. Noi stiamo lavorando abbastanza bene con un sacrificio immane dei nostri specialisti. Ed è uno dei mille problemi, perché poi c'è un discorso anche di debito sanitario, di debiti insomma notevoli, la colpa della politica, di chi, cosa, è da ricercare ovviamente, lei già mi diceva, in anni e anni. Insomma, sì, diciamo che di attività o mancanza di attività. I finanziamenti da parte del governo. Governo, giusto sentivo l'altro giorno in televisione, che sono inferiori. Noi allora si è proprio diviso il fatto del Nord Italia e del Sud Italia. Vediamo che al nord ci sono dei finanziamenti a parità di popolazione, ci sono finanziamenti superiori a quelli che ci sono nel meridione. Sì. E questo va a discapito nostro, perché non abbiamo poi capacità di spesa. Quindi certo. Non c'è possibilità di fare concorsi, quindi anche se con tutto quello che ne consegue, perché tutto è una conseguenza ed è un fattore, uno dei tanti avversi, sì, che stagnano appunto tante condizioni. Sì, infatti il problema economico sta alla base di tutto. Infatti tutti i tagli alla spesa sanitaria che ci sono stati proprio per un problema economico. Quindi. E perché è andata più veloce in questi ultimi anni la sanità privata piuttosto che la sanità pubblica? E diciamo perché la sanità privata... Perché i passi sono completamente differenti, sì, tra l'una e l'altra? Anche se si sta fermando un pochino, perché la sanità privata dà più servizi a meno costo. Sì. Mentre la sanità pubblica deve dare dei servizi a un costo adeguato. E quindi il personale, vanno rispettate diverse normative, cioè quello che riguarda il pubblico non può essere associato al privato, viaggiano su due binari completamente diversi. E, cioè, mi sono resa conto anche sempre con il MASCI, ci mancava un elettrobisturi per quanto riguarda la chirurgia, sì, la piccola chirurgia nel nostro polo sanitario, quindi attraverso i canali diretti, MASCI, associazioni e comuni, abbiamo trovato dei finanziamenti e siamo riusciti a comprare un elettrobisturi per la microchirurgia per il polo sanitario. Chiaro, sì, se l'avesse fatto l'azienda sanitaria sarebbe costata almeno 5 volte in più. Quindi le spese. Chiaro, un esempio, insomma. Senta, lei alla Casa della Salute di Siderno. Sì. E senta, qui a proposito di scatole, una bella scatola abbastanza ampia, notevole, dove ci va tanta, tanta roba, però c'è poca roba. Ecco, ma anche qui, insomma, questo gap, come va riempito? Poi non parliamo poi degli ospedali che hanno mai aperto, Gerace, eccetera, eccetera. Perché non si riesce a riempirli di contenuti? Questi involucri di notevole dimensioni. Sta tutto alla progettazione. Quando è stato fatto il format per la Casa della Salute di Siderno e per le altre case della salute, si era fatta una determinata progettazione molto complessa, secondo me. Se andiamo a guardare il format che ha fatto l'Emilia Romagna, che è molto semplice, attuabile, l'IPA differenzia praticamente tutti i poli sanitari che ci sono sul territorio, li hanno trasformati tutti in Casa della Salute, perché in effetti non sono altro che questo, hanno cambiato solo il nome e hanno specificato nel format dell'Emilia Romagna, hanno suddiviso i vari poli, cioè le varie Case della Salute, sì, in base ai servizi che distribuivano, suddividendoli in piccole, medie e grandi case della salute. Sì. Nelle piccole case della salute praticamente sono i servizi che vengono erogati nelle 6 ore, quindi il servizio specialistico e la normale amministrazione sanitaria, cioè scelta del medico, esenzione ticket e quanto riguarda questo. Chiaro. Mentre nella media casa della salute, che in effetti rispecchia un pochino il nostro polo sanitario di Gioiosa Ionica, come anche quello di Roccella, dove ci sono più servizi, cioè il servizio di igiene, c'è cioè il consultorio, più il polo specialistico e amministrativo, allora quelle sono
nelle medie case della salute, cioè vertono nelle 12 ore, anche perché noi a Gioiosa abbiamo anche la continuità assistenziale, cioè sì, la famosa guardia medica. Guardia medica. Quindi diciamo che c'è un servizio nelle 24 ore. È un problema tutto calabrese, anche sì, oggi sollevato, lo dicevo nel notiziario, da Antonio De Caprio, l'amministratore regionale. È un problema grossissimo questo delle guardie mediche. Senta, come siamo andati, e poi usciamo da questa sanità perché vedo che il tempo è ancora più stretto e vorrei parlare anche con l'amministratrice. Un altro aspetto importante, ecco, questo, la vaccinazione, come procede, come è partita con andamento lento, con enorme difficoltà, poi si è rimessa in carreggiata, adesso come siamo messi nella Locride? Diciamo abbastanza bene. Giusto l'altro giorno abbiamo raggiunto alla Casa della Salute 40.000 vaccinazioni. Beh. Sì, si è partiti un po' lenti perché bisognava capire come muoversi, non è che si è partiti perché... Quali sono state le difficoltà incontrate all'inizio? L'arrivo delle dosi, non so. Sì, più che altro individuare le figure che dovevano lavorarci, sì, perché ci sono diverse figure che sono protagoniste, ci sono gli amministrativi, ci sono i medici, ci sono gli infermieri vaccinatori. Ancora poi, prima i centri vaccinali forse, poi pare, centri, no? Ancora prima bisognava trovare anche i locali giusti per, esatto, poter vaccinare, renderli asettici, e quindi si è cominciato a capire anche come muoversi mentre dovevano arrivare anche i vaccini. Quindi si è partiti prima con il personale sanitario, prima con il personale ospedaliero, che, sì, era quello più interessato, sì, sia medico che infermieristico, e poi piano piano con tutto il personale sanitario, poi scolastico, militare, e poi fino ad arrivare a una certa stabilità si sta lavorando abbastanza bene. Adesso l'andamento è spedito, è regolare, sì, diciamo così, che è regolare, perché la Calabria anche è sempre ultima, e ovviamente poi alla Casa della Salute abbiamo il nostro responsabile Pasquale Mesiti che, sì, si dà abbastanza da fare, è un medico, un dirigente molto attento, affinché le cose vadano secondo il verso giusto, ma anche la direzione, il distretto sanitario che si interessa anche di ciò che serve. Abbiamo visto un crollo dei contagiati in questi ultimi mesi, che cos'è che più ha inciso in questo numero completamente cambiato? La vaccinazione. Indubbiamente ha inciso tantissimo la vaccinazione, certo, quindi non abbiamo più persone ospedalizzabili. Poi le regole di igiene che dobbiamo seguire, cioè la mascherina, il disinfettarci, il sanificare, spesso questo ha contribuito, sì, tantissimo. Stiamo vedendo una riapertura per le nuove varianti Covid, quindi alcune infezioni da Covid-19 ci sono ancora. Sì. Il fatto dell'essere vaccinati non ci immunizza, ma come ho detto prima ci rende meno ospedalizzabili, certo, quindi non raggiungiamo una fase critica della malattia, però comunque ci possiamo infettare lo stesso, certo, quindi il mio invito è quello di tranquillissima fino a un anche certo punto incontro dei mesi estivi, le normali regole di prevenzione bisogna, secondo me, comunque le basilari, insomma, sì, quelle, regole, portare la mascherina, non assemblarsi, sarebbe igienizzarsi il più possibile ancora per lungo tempo, insomma, ancora per lungo tempo dovremmo attuarle. Al di là di quello che poi i vari governi decidono, non so, la Gran Bretagna che riapre, sì, però abbiamo visto c'è un aumento di contagi, ecco, già abbiamo la Calabria visto, diminuiscono i contagi, però ancora, insomma, sì, non ci dobbiamo sentire proprio liberi dall'essere usciti, però possiamo affidiamoci le responsabilità intanto dirette personali, intanto noi, sì, altri facciamo il nostro, il poi nostro, i governi lasciamo, insomma, che facciano il loro corso. Infatti più stiamo attenti prima ne usciremo. Assolutamente. Senta, andiamo adesso all'amministratrice. Beh, anche qui, per rimanere in argomenti, quanto è difficile oggi fare un'amministratrice di un comune? Perché anche qui abbiamo sempre minori risorse, poi se apriamo i giornali tutti i giorni vediamo che, insomma, oggi un certo numero, domani un numero ancora maggiore di comuni che rischiano il fallimento.
Ma questo perché? Soprattutto perché mancano le risorse, non si ha il personale, e quello che si ha o è precario, o trucinante, o insomma ha difficoltà di questo o quell'altro, di quell'altro aspetto. Cioè, quanto è difficile oggi fare un'amministrazione, e che cosa porta, insomma, qual è l'interesse che uno deve avere per fare l'amministratore pubblico, se non quello della passione, al di là della passione che uno può metterci per la propria comunità? Allora, oggi è difficilissimo fare amministrare un comune. Io lo vedo dal nostro sindaco, dagli amministratori, dagli assessori, che sono proprio dediti alla gestione della cosa pubblica per tante ore. Dedicano tantissimo del loro tempo, anche molto spesso a discapito della propria famiglia, della professione lavorativa. È difficilissimo perché ci sono pochissimi contributi da parte dello Stato rispetto alle esigenze che ci sono sul territorio. Certo. I bisogni da parte della cittadinanza sono tantissimi, e quindi affrontare i bisogni con poche risorse economiche è una grande difficoltà. Perché specialmente io posso parlare della nostra amministrazione. Si discosta di tanto da altre comunità, sono realtà molto simili. Da altre comunità, però stiamo lavorando per la maggior parte per non andare a rimpinguarci nelle tasche dei nostri concittadini, cioè cercare di mantenere i costi il più basso possibile, perché già c'è una crisi economica non indifferente, e quindi cerchiamo di dare il massimo dei servizi con il minimo della spesa. E adesso arrivo a dirle. Che succede? Ecco. Che ora abbiamo cercato di utilizzare tutte le possibilità che avevamo per attuare questo progetto. Sì. Ora cominciano anche a diminuire queste risorse, cioè il fatto della mobilità, delle persone, delle progettazioni per quanto riguarda dei tirocinanti, e quindi vengono a mancare queste figure, quindi ci troviamo in maggiore difficoltà. Certo. A rispettare il target che stavamo dando. Comunque cercheremo comunque di recepire almeno tutte le progettazioni possibili, in modo da affrontare. E tornando al discorso della pandemia, si sono create nuove sacche di povertà? Certo. E nel suo comune? Beh, che conoscenze abbiamo? Poi tra l'altro anche l'esigenza del cittadino è di gran lunga aumentata rispetto al passato, questo grazie anche alle tecnologie che si diceva, no? Perché si hanno più conoscenze, più esigenze, e ovviamente ci si attende di più, però insomma mettendosi raramente nei panni anche dell'amministratore, che dice noi gestiamo, sì, siamo gestori, però di che cosa? Senza risorse, senza personale abbiamo difficoltà. Infatti. Vai a farlo capire, insomma, al singolo cittadino. Qui entrano anche in causa le associazioni. Ecco, e torniamo. Gira. Che è un lavoro di rete praticamente, esatto, dove sinergico. Tutti gli attori hanno il loro ruolo. Esatto, e che se viene attuato, allora tutti ne trarranno del beneficio. Indubbiamente. Con questa crisi, con questa pandemia, si è creata una crisi economica non indifferente. Certo. Indubbiamente anche i nostri concittadini stanno avendo delle conseguenze, perché molti posti di lavoro si sono persi, molte persone non hanno potuto lavorare, e quindi affrontare economicamente questo problema è un po' difficile. Sì, ci sono stati degli aiuti economici da parte. Non so quanto possa valere la mia affermazione, che poi Gioiosa Ionica è per conoscenza, insomma, fatta soprattutto di artigiani, di imprenditori, sì. Cioè, quindi poca, insomma, gente impiegatizia o cosa, quindi credo che il problema si sia ingigantito in tutti questi mesi. Sì, sì. E che ne risenta appunto la comunità. La comunità, sì, in effetti, perché venendo meno proprio questa attività.
la parte economica è venuta meno, quindi la speranza è che attuando le regole e uscendo piano piano dalla pandemia si possa riaprire anche l'aspetto economico. Noi stiamo cercando di legare tutti gli argomenti che abbiamo finora elencato, cerchiamo un po' di intrecciarli, e prima si parlava di giovani, e anche a questo proposito vediamo che ci sono tanti giovani, tanti volti nuovi in politica. Attenzione però, questo è un fatto positivo, ma quanto positivo e insomma quanti risvolti anche negativi possono esserci in questi fenomeni, in questi nuovi movimenti, in questi nuovi interessi? Cioè, nel senso, è venuto meno anche all'ingolosimento da parte dei politici che lo facevano per professione, no? Perché magari non si hanno quelle risorse spendibili, quegli enormi bilanci, quelle enorme quantità di denaro da poter spartire anche in maniera clientelare. Le faccio una domanda piccante, mi rendo conto, però sarà anche questo, voglio dire, no? Stanno venendo meno i personaggi storici della politica, quelli che lo facevano per carriera, adesso abbiamo questi giovani che finché si avvicinano alla politica, perché giovani, perché insomma vogliono dare il proprio contributo alla comunità, ben vengano, però sarà anche quell'altro fenomeno. Diciamo che il fatto che io spero tanto che sia solo un'aspirazione, verso il proprio territorio e verso la politica, e quindi siano spinti proprio dal bene comune a dare il loro contributo. Nella maggior parte è così, ne siamo convinti. Che vada per il meglio. Che ci sia poi un aspetto economico, che ci possa essere per qualcuno un aspetto economico, non è impossibile, anche perché noi vediamo, non è più come una volta, non sarà più come una volta che bastava fare 5 anni e avevi già la pensione, quindi. Però è ovvio che se si può mettere. No, ma sono anche quei fondi pubblici che erano facilmente orientabili. Adesso sì. Manco li hai, quindi non li puoi manco orientare. No, infatti si è molto limitati. Però la speranza è proprio quella che questi nuovi giovani, perché servono nuove idee, nuove energie, possono essere spinti solo da un amore verso il bene comune. Io poi ho avuto l'esperienza del nostro sindaco e della nostra amministrazione, anche da parte, non voglio non menzionare anche la parte di minoranza, che comunque dà il suo contributo, quindi sono giovani con uno spirito verso il bene comune molto grande. Ho come modelli questi ragazzi, e quindi. A proposito di sindaco, poi non so se la regia mi dà indicazioni, se abbiamo ancora tempo, perché c'è un servizio dove c'è il suo sindaco, appunto, che parla di sete, sì, di acqua, certo, pubblica, che è un altro aspetto importante, è fondamentale. Sta veramente tanto a cuore con altri amministratori. Ma senta, io piuttosto volevo andare, perché siamo veramente in chiusura, ad un altro argomento ancora più importante, tra virgolette, perché sono tutti importanti ovviamente, però cercando di essere anche più, anche in questo caso un po' anche piccante, quanto è mancata la pietà popolare, no? Perché quando si parla di Gioiosa Ionica non si può non pensare a San Rocco e a non vedersi insomma celebrare il nostro santo patrono per come conviene, per come si è abituati e nella tradizione, eccetera eccetera. Ecco, in questo periodo pandemico quanto ci ha non allontanati, attenzione, ecco, ma quanto ci ha, diciamo così, costretti a vivere lontano a certe abitudini a cui eravamo veramente tanto legate, non poter, ecco, celebrare San Rocco per come conviene, eccetera eccetera. Allora, diciamo che la pandemia ci ha fatto un po' rivedere la parte liturgica. Ritorniamo al discorso del Masci, che è molto vicino alla chiesa, eccetera eccetera. Sì. Cioè, chi è devoto a San Rocco rimane sempre devoto a San Rocco, che ci sia la festa o meno. Cioè, è San Rocco, è San Rocco. L'abbiamo visto anche nel primo periodo della pandemia, che c'erano i suoni in devozione a San Rocco, c'erano le persone che suonavano alle 6 del pomeriggio, si suonavano i tamburi sui balconi, sulle terrazze, per creare e chiedere la grazia a San Rocco che finisca, perché San Rocco ha salvato Gioiosa dalla peste. È proprio il San
60 appunto, quindi, preposto. Sì, certo, la parte, la tradizione del ballo popolare, della festa, dell'animazione, indubbiamente è mancato. Manca, perché lì è il momento di incontro, di convivialità, di spensieratezza. La gioia delle condivisioni. Di spensieratezza, quindi l'opportunità anche da, sotto l'aspetto economico, di poter vendere da parte dei fieristi, c'è anche una microeconomia che non è da sottovalutare durante la festa di San Rocco, però la speranza è che San Rocco per quest'anno, no, sappiamo che verrà per fatto quest'anno tutto in non penso proprio di no, anche per le norme Covid, quindi certo. È difficile rispettare, e cerchiamo di mantenere, come dicevo prima, le regole in modo tale da poterla fare almeno l'anno prossimo. C'è tempo per il servizio? Molto più in grande. Siamo quasi all'ora, non c'è tempo per il servizio, poi ne ci occuperemo meglio magari in un altro appuntamento. Parlavamo insomma di acqua, volevamo parlare di acqua, lo faremo in un'altra occasione. Mi dicono che abbiamo solo giusto il tempo per ringraziare, ma lo faccio veramente in maniera molto sentita, per le ragioni che dicevo, perché siamo in piena estate, quindi ecco, in questo periodo diventa molto più difficoltoso sottostarsi, eccetera eccetera, col gran caldo che c'è. Grazie tante ovviamente, ma anche per l'enorme contributo alle disquisizioni che abbiamo usato per questo nostro incontro. Io ringrazio te, Pino, per l'invito. Anche perché mi ha dato l'opportunità. E fate gli scout. Sì, mi ha dato l'opportunità proprio, ecco, di parlare di scoutismo adulto, perché abbiamo proprio bisogno di nuove forze che possono. Anche se non avete fatto gli scout, anche se non, Masci. Non abbiamo problemi per quanto riguarda chi vuole entrare, non c'è differenza di religione, non c'è differenza di genere, non c'è niente. Chi si sente di poter svolgere del servizio nel suo genere può entrare nel MASCI. Grazie a Laura Grimeni, consigliere nazionale della MASCI, e grazie a voi. E domani sempre presenti con il nostro 60 News. Altri argomenti, ovviamente. Chissà, chi vivrà, vedrà. A domani. Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.